ballata nasce da un'intuizione, intanto da un bisogno, come tutte le buone idee imprenditoriali. Io credevo, sono convinto che Palermo sia una città che ha un incredibile talento e vocazione verso il turismo di qualità, il turismo culturale, il turismo che apprezza le cose belle. Mancava, secondo me, da qua l'idea di aprire Ballata, uno spazio che potesse offrire 16 ore al giorno, 7 giorni su 7, uno spazio per i turisti che volessero apprezzare i nostri prodotti di qualità, ma avessero anche un punto di incontro, la possibilità di leggere un giornale, connettersi a internet o la possibilità di fare una colazione salata. C'è uno spazio che possa accompagnare questo processo di trasformazione della città. Passeggiando per le strade di Palermo, proprio lungo le ballate che ricoprono tutto il centro storico, mi è venuta l'intuizione: la ballata è un simbolo molto forte, è un simbolo del centro storico, perché ricopre tutte le strade della città, ma è anche un oggetto tipico del mercato storico, è un oggetto che viene utilizzato dal macellaio, il piano di lavoro del macellaio si chiama Ballata, quindi è un nome che richiama intanto la città di Palermo, la sua storia, la sua cultura, i suoi mercati storici, però è una parola che trovi identica in arabo e in israeliano, Balat è in israeliano Ballata, e quindi anche un simbolo fortissimo della storia di Palermo, del fatto che sia comunque una città nel cuore del Mediterraneo, che l'ha resa un porto di incontro, di scambio di merci, ma anche di idee, di culture. Quindi il nome è quello, il payoff è Sicilian Experience, perché era un po' il senso del nostro progetto, cioè quello di riuscire a offrire un'esperienza complessiva che passa attraverso il food, chiaramente, i nostri vini, i nostri oli, le nostre materie prime. Noi abbiamo soltanto pasta fresca da 100% grani antichi siciliani, ma è anche un luogo dove noi possiamo erogare prestazioni, eroghiamo servizi turistici, perché è previsto un servizio di deposito bagagli, di check-in, check-out per strutture extraalberghiere, e dalla prossima primavera lanceremo un servizio di passeggiate che partiranno dal locale con delle guide turistiche autorizzate, porteranno i turisti in giro per Palermo per poi ritornare al locale e poter godere del nostro cibo. Ballata nasce fra l'incrocio fra Corso Vittorio Emanuele e Via Roma. Corso Vittorio Emanuele, il Cassero Alto e Cassero Basso ormai hanno, grazie anche al percorso dell'UNESCO arabo-normanno, ai grandi eventi che hanno preceduto, hanno seguito il riconoscimento dell'UNESCO, e quindi ha già un suo importante flusso. Io ho accettato di assume la presidenza dell'associazione Via Roma perché è un'associazione che nasce con l'obiettivo di mettere insieme i residenti, i commercianti, costruire delle sinergie che consentano a questa strada di rinascere. Fra 4-5 anni avremo i tram, avremo la pedonalizzazione, sarà una grande opportunità. Ballata vuole essere al centro di questo percorso, che va accompagnato ovviamente con una grande consapevolezza e col coinvolgimento dei cittadini, dei residenti, degli imprenditori, per rendere sempre più fruibile e moderno il centro storico di Palermo. Ballata intanto è un locale che si ispira soprattutto alla tradizione e va a ricercare ciò attraverso gli elementi. E i nostri prodotti sono soprattutto, o meglio, sono tutti siciliani e moltissimi fanno parte dei Monti Eblei, i nostri salumi e i nostri formaggi. Attraverso questi elementi, che appunto fanno parte della nostra tradizione, noi abbiamo voluto innovare il nostro menù. In questo menù andiamo anche ad innovare attraverso alcuni elementi che non fanno parte della nostra cultura, quali ad esempio lo zenzero, il latte di cocco, la salsa di soia, ad esempio il nostro maialino che è in menù, che noi andiamo a marinare 48 ore con soia e mandarino, perciò c'è questo connubio tra questi elementi. Non facciamo altro che andare a rispecchiare, a continuare quello che siamo, perché
la Sicilia, non dimentichiamo che è stata sempre colonizzata anche attraverso le materie prime o alcuni piatti che adesso noi conosciamo, ma ci sono stati tramandati ad esempio dagli arabi, da normanni e via dicendo, dagli spagnoli. Anche il nostro dialetto si avvicina moltissimo alla lingua spagnola, e dunque non facciamo altro che continuare questa tradizione tra innovazione e tradizione, ma attraverso il cibo. La nostra cucina sicuramente è un punto di forza, perché noi puntiamo molto sulla sicilianità dei prodotti, ma in una chiave europea e internazionale. Noi vogliamo proporre in maniera creativa, in maniera moderna, la cucina siciliana, ma il nostro punto di forza è anche il posto. Noi abbiamo recuperato un immobile anni 20 che era coperto da un arredamento anni 90. Noi abbiamo liberato il soffitto a cassettoni, l'abbiamo ristrutturato, abbiamo liberato da una moquette un pavimento in marmo di Carrara del 57 che è meraviglioso, abbiamo riscoperto delle incisioni originali, ci abbiamo valorizzato uno spazio e poi ci abbiamo giocato, ci abbiamo messo il design moderno, ci abbiamo messo l'arte, lo street artist, abbiamo coinvolto Igor Scalisi Palmenteri, abbiamo coinvolto Domenico Pellegrini, abbiamo coinvolto gli amici che sono degli artisti palermitani che ormai stanno incominciando a farsi conoscere. Abbiamo cercato di trasformare questo posto in un posto bello, accogliente, che regali un'emozione, come un'emozione deriva dalla nostra cucina. E poi ci piace tanto giocare a carte scoperte, non possiamo bluffare, abbiamo una cucina a vista sia su strada che all'interno del locale. Tutto quello che cuciniamo in questo posto è espresso, cucinato al momento, questa è garanzia per i clienti della qualità. E dall'anno prossimo vogliamo lanciare anche le pizze. Sì, lanceremo la pizza balata. Crediamo molto nella possibilità di trasferire il know-how, la nostra capacità, la nostra qualità anche su un prodotto che è comunque di largo consumo, molto apprezzato. Completeremo un po' la gamma dei nostri servizi, che è molto ampio, perché noi facciamo dalle colazioni salate ai pranzi, passando per la bakery il pomeriggio, facciamo delle cene raffinate, facciamo musica, organizziamo concerti di jazz e di altro genere di musica. Ci mancava la pizza, l'anno prossimo la vogliamo completare la nostra offerta per dare un servizio completo ai nostri clienti.